Salvo Sottile con Mi manda Rai 3 imitato da Barbara D'Urso. Barbara D'Urso come Salvo Sottile a Mi manda Rai 3. Parte oggi alle 1000 puntualissimo sulla terza rete della TV di Stato Mi manda Rai 3, il fortunato programma condotto dalla passata edizione dal giornalista Salvo Sottile, da qualche anno passato in Rai. Anche nell'edizione 2017-18, che terrà compagnia ai telespettatori quotidianamente, dal lunedì al venerdì, ogni mattina, fino alla prossima primavera, Salvo Sottile con Mi manda Rai 3 continuerà a porre l'attenzione su alcuni dei problemi che affliggono il nostro paese, denunciando truffe e disservizi in difesa dei cittadini. E se lo scorso anno l'ex padrone di casa di quarto grado è stato tra i primi a dare la possibilità ai telespettatori di segnalare le loro storie e i loro casi direttamente alla redazione del programma tramite cellulare usando WhatsApp, quest'anno anche la collega di Canale 5 Barbara D'Urso ha ben pensato di fare lo stesso, volendo fare un vero e proprio servizio pubblico con il suo programma Pomeriggio 5. Un'idea senza dubbio originale quella pensata da Mi manda Rai 3 lo scorso anno, che a quanto pare si sta diffondendo anche altrove. Mi manda Rai 3 2017-2018, Salvo Sottile torna in onda oggi. Per chiedere aiuto e fare delle segnalazioni a Mi manda Rai 3 di Salvo Sottile, ricordiamo, il numero per WhatsApp è 3.453.131.994, in alternativa è possibile chiamare al seguente numero verde 800.550.625, inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica mimandarai3@rai.it oppure contattare la redazione del programma inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook ufficiale. Nella passata stagione Mi manda Rai 3 ha avuto un discreto successo e Salvo Sottile si è conquistato anche degli spazi in prima serata. Il programma, rinnovato dopo le vecchie edizioni, è riuscito infatti a fidelizzare bene con i telespettatori rivelandosi una delle trasmissioni più seguite del daytime di Rai 3. Chissà se gli italiani accoglieranno allo stesso modo l'invito di Barbara D'Urso, la quale ha chiesto loro di segnalare le loro storie tramite WhatsApp alla redazione di Pomeriggio 5. Salvo Sottile, lo ricordiamo, è passato in Rai dopo una trionfante esperienza alla guida di quarto grado, su Rete 4, dove è stato molto apprezzato dal pubblico a casa. Ha condotto con successo un paio di edizioni di Estate in diretta con la collega Eleonora Daniele, ironia della sorte, ora sua concorrente essendo in onda con Storie Italiane nella stessa fascia oraria di Mi manda Rai 3, e una fortunata stagione di Domenica in con Paola Perego, l'ultima edizione che è stata in grado di battere tante volte l'agguerrita concorrenza di Domenica Live. Ora Salvo è pronto dunque per la sua seconda stagione al timone di Mi manda Rai 3 e chissà che per lui non si aprano presto altre porte nella TV di Stato, visto l'affetto che il pubblico sempre gli dimostra.